Buon pomeriggio, benvenute di nuovo a casa mia. Oggi andiamo a fare due pietanze molto gustose. Andiamo a fare con la nostra bisecchiera un dolce. E più, nel nostro kit forno, Aurora fa vedere il kit forno col cupolone, che abbiamo già acceso, stiamo facendo un pane. Lo facciamo vedere che è ancora in cottura. Una bella pagnotta di pane con le noci. Sono entrate qualcuno su, iniziate ad attaccare le Morena. persone. Ciao Morena! State taggando? Taggate? Entrate belli numerosi, numerosi. Abbiamo anticipato la cottura del pane per fare una diretta proprio breve, per tenervi poco tempo con noi, così vi lasciamo libero al pomeriggio. Com'è? Stiamo entrando? Sì. Ciao a tutte! Piove da voi? Qua piove! In Abruzzo piove! Che dicono Aurora? Tiziana dice buon Buon pomeriggio. pomeriggio! Ciao ciao! Un bacio! State acquistando la raccolta, la bistecchiera che è in offerta? Che dite? Io ce l'ho sempre sul gas. In quanti sono? Ora stanno entrando? Al momento 17. Wow, sempre di più, di più, di più. Ditemi voi quando posso iniziare. Se c'è qualcuno che mi dà l'ok, così iniziamo questa diretta, veloce, veloce. Ti saluta Cinzia e Ciao Cinzia, un saluta anche a bacio. me. Ciao Cinzia. C'è Aurora, oggi c'è Aurora che porta il tempo. Aurora fa Ha detto le Katia, se mi fai vedere cosa c'è nel kit forno. tre. Ah, ed è assente, già abbiamo fatto vedere nel nostro kit forno. C'è una pagnotta di pane in cottura. Avete visto il pane? Il pane con le noci. Abbiamo fatto un pane con le noci. Poi lo andiamo a tagliare una fetta di pane per fare una merenda sana con l'olio nuovo. Stanno salutando, stanno Ciao, taggando. ciao, ciao. Taggate tutte le vostre amiche. Perché facciamo una merenda dolce e una merenda salata. Poi ci prendiamo insieme un caffè. Che dite? Ditemi voi quando possiamo iniziare. Stanno salutando. Stanno salutando. Abbiamo messo già il pane in cottura. Cinzia dice buono il pane con le noci. Sì, proprio buono. E già siamo andati in cottura perché il nostro pane richiede 20 minuti a fuoco alto e 20 minuti a fuoco basso. Io 15 minuti prima della diretta ho fatto andare a fuoco alto. È anche vero che con il nostro cupolone non bisogna abbassare proprio al minimo la fiamma, ma un medio alta, così mantiene di più la fonte di calore che si accumula nel cupolone. E finisce di cuocere, cuoce perfettamente. E toccati che puoi andare. Possiamo andare? Allora, facciamo una merenda sana. Facciamo dei waffle sulla piastra, veloce veloce, e il pane con le noci, come abbiamo detto. Io ho preparato tutti gli ingredienti per fare questi waffle. Mettiamo un uovo, poi posterò la ricetta. Perché io adesso faccio una piccola dose, visto per fare una cosa veloce, un uovo, lo zucchero e andiamo a amalgamare insieme. Diamo una bella. Ah, scusate, mentre prepariamo l'impasto, facciamo scaldare la nostra bisteccheria. Io vado a mettere un goccino d'acqua. Sapete che la nostra bisteccheria deve evaporare. Vado a mettere un goccino d'acqua mentre lui si scalda e evapora. Io gli faccio questo impasto. Ecco,
qualche domanda, fatemela, che Aurora poi me le legge e io rispondo molto volentieri. Mettiamo dentro, ho preparato dell'olio e del latte. Il nostro timer Aurora ha suonato 20 minuti, vado ad abbassare leggermente la fiamma e Aurora 20 minuti, imposta 20 minuti, vediamo un po' se risponde il nostro Aurora. Il timer 20 minuti è impostato. Wow! Allora... Piano piano andiamo a mettere. Ha detto Katia che lei ha una domanda, se può venire ad assaggiare. Certo, ti aspetto. Mettiamo mezza bustina di lievito e una bustina di vanillina. E piano piano mettiamo la nostra farina. Hai detto Katia se mi può noleggiare. Devi venire qua però per avere il noleggio, eh? Il noleggio non si sposta, rimane qua. Antonietta Caffa dice voglio anch'io il timer Aurora. L'avete visto? La mamma è un po' pazza, invece Aurora è una persona molto più calma, molto più quieta. Ecco qua, il nostro impasto è pronto. Avete visto? Cioè, io ho fatto un uovo giusto per far vedere la velocità della cottura sulla piastra. Vi ricordo che la nostra piastra adesso sta evaporando, ho messo un goccino d'acqua, bisogna far sempre preriscaldare, far evaporare un po' d'acqua, mai usarla a secco senza nessun liquido. Poi vado a prendere due Scottex, facciamo finire un attimino di evaporare, vado a mettere un goccino d'olio, così, abbasso la fiamma, la metto meglio. Quanti waffle ci escono con questo impasto? Con questa dose 6, massimo 7 waffle. Quindi per una merenda, per un pomeriggio, per mantenerli sempre freschi. Se poi invece uno vuole pensare a una merenda, poi preparare pure per la colazione, che sono buoni anche freddi questi. Anzi, io li preferisco freddi. Ho messo l'olio, andiamo a mettere il nostro impasto. Io abbasso la fiamma, abbasso la fiamma al minimo e vado a mettere dentro i nostri waffle. Faccio così. Quando iniziamo a vedere che fa delle bollicine sopra, significa che si sta cuocendo, che sono pronti per girare. Capitemi me che io purtroppo ho ancora un po' di segni del farmaco che mi fa tremare, non ho ancora la mano ferma, ecco questo infatti non è venuto bello, e vabbè, andiamo per il prossimo, saremo più fortunati. Ho fatto riscaldare forse pure troppo la piastra, ci vuole veramente un attimo. Ecco qua. Avete visto? Cioè, veloci. Adesso speriamo che sono brava a girare. Purtroppo... Metto Katia che l'importante è che è buono. Sì, la forma non va bene. A me piace pure vedere un bel piatto. Però purtroppo sai bene che ho ancora un po' di tremore dovuto al farmaco, però va bene così.
Allora, che dire di questa bistecchiera? Favolosa, io ce l'ho sempre sul gas. Ultimamente preferisco sempre le cotture un pochettino secche, visto che ho ancora un po' di fastidio col farmaco, mi dà ancora fastidio allo stomaco, quindi faccio pane bruschettato, focacce, e di tutto, waffle ci ho fatto, ma per fare un arrosto non ci abbiamo voglia di accendere nel barbecue fuori con il carbone, allora lo mettiamo... Metto tutto sul gas con il cupolone, senza cupolone si può usare, grigliata di pesce, tutto possiamo fare. Andiamo a vedere pure il pane che sta andando mentre i nostri wafer si cucinano. Guardate che bello il nostro pane. Tanta voglia che ci si possono fare salsicce. Le salsicce. Le bistecche. Tutto, possiamo farci tutto. Aspettate che adesso ci vuole un po' di tecnica per... girarli, ma Gabriella ce la fa. Ah, questo è andato male, mannaggia. Aspettate che ci riproviamo. Che dite? Parlate, così non mi emoziono. Hai detto Antonella, fantastico il pane. Eh sì, il pane è proprio bello. Esce pure buono. Vai, riproviamo. Guardate, se non mi esce, metto a piangere. Ce l'ho fatti ieri. Ah, ecco, questo sta uscendo bene. Voilà! Il nostro primo waffle. Il nostro secondo. Questo lo andiamo a togliere perché non ci piace. Vabbè, cose che capita. Certo, Katia, dici parlate. Possono scrivere, non posso. Possono scrivere, scrivete. Questo sei bravissima, ha detto che ci possono fare verdure grigliate. Le verdure grigliate, tutto. Gelsomina dice bravissima tu e la tua cameraman. Grazie. E adesso lo andiamo a togliere, non è successo niente, tutto c'è in risoluzione. Ma questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta. L'emozione, ci può stare. Adesso facciamo cuocere questo e poi... Giulia chiede, per la carne arrostita ci vuole anche il cupolone? Allora, per evitare schizzi e fumo, dipende da che tipo di arrosto. Se fai una cosa piccola va benissimo. Io per fare l'arrosto misto preferisco fare col cupolone. Ecco qua i nostri primi due waffle. Oh, scusate l'emozione, ci ripassiamo uno scottex d'olio qui, mettiamo, avete visto, raccoglie anche le briciole, serve per raccogliere i grassi che si depositano intorno, invece io ci raccolgo le briciole. Spero che non mi bocciate. Prova a tirarlo un po' verso di te, che sta un po' sotto. Ah, sta un po' sotto. Così? Cioè, va male. Andiamo di nuovo con... Io ci faccio di tutto. Pure una bella focaccia ripiena viene benissimo. Ma veramente, e poi pure il nostro cupolone sul kit forno è fantastico, perché possiamo fare un panettone. Adesso andiamo, proprio siamo ai piedi del Natale, ridosso del Natale, possiamo fare un panettone, possiamo fare una chiffon cake. E poi il cupolone non serve per usare solo sulla bistecchiera o il kit forno. Avendo una bella pentola, la possiamo fare piena di verdure. Che adesso arriva la verza, che è molto ingombrante, mettiamo dentro la nostra pentola la verza con un bicchiere d'acqua, ci mettiamo sul cupolone che gli dà volume, prende tanto spazio, e la verdura si cuoce perfettamente. Facciamo fare le bolle al pancake. Antonietta dice buona anche la piadina. La piadina, tutto. Io sinceramente in questo periodo preferisco mangiare tutte cose abbastanza secche, non preferisco le cose umide, quindi
quel cupolone ci sto proprio, sta sempre sul gas. Io non l'ho messo più a posto, ce l'ho sul gas. Ieri sera ci ho fatto un panino, ci ho scaldato un panino, il pane. Veramente ci faccio tutto. Katia chiede, con la focaccia serve il cupolone, giusto? Sì, con la focaccia serve il cupolone, però possiamo utilizzare anche, guardate, voilà, si è cotto un po' troppo. Bisogna trovare un attimino la cottura giusta, però fa niente, è buono lo stesso. Poi lo nascondiamo questa... Vabbè, ma il fornelletto da campeggio, io ieri ho fatto la... Cioè, lo faccio sempre, lo faccio sul gas, quindi sarà pure questo la pecca, il fornelletto da campeggio. Ma voi a casa avete sicuramente il gas, non cucinate sul fornelletto da campeggio. Ma noi lo giriamo e facciamo vedere la parte bella. Vabbè, tanto mangiamo tutto. Tanto mangia Aurora, mangia tutto. Aurora apprezza tutto. Come vi avevo detto, ce ne escono sei. Uno l'abbiamo buttato. Messo da parte, messo poi da lo parte, mangio. Perché Aurora se lo mangia lo stesso. Ma pure io. Io purtroppo sto periodo non gradisco molto il cibo. Quindi vado un po'... Questo puliamo così, prendiamo un cucchiaio per aiutarci. Facciamo un pancake e un waffle più piccolo. Ecco qua. Scusatemi che va così, purtroppo oggi è... Ma ha fregato la cottura, di solito non mi frega, questa volta mi ha fregato. Sta facendo le bolle e andiamo in cottura. Allora, l'avete acquistato la bistecchiera? Mo la dovete acquistare, perché poi finisce il cupolone, mo lo dovete prendere, se no poi finisce. E quindi approfittatene di questa offerta, perché è veramente utile, ma non solo per fare dolci. Abbiamo visto Palma che ci ha fatto il rotolo, ci possiamo fare il rotolo di frittata, i toast, con soprattutto chi ha i ragazzi che vogliono fare una cena veloce veloce, quindi dei toast. Possono farli anche da soli i ragazzi, perché cucina velocemente. Ragazze, sicuramente è il fornelletto da campeggio che cucina, io l'ho messo al minimo, ma cucina velocemente. Ma niente problema, noi impiattiamo questo qua e questo qua. Vado a spegnere, perché sapete che le nostre bistecchiere, le nostre pentole trattengono tanto calore, quindi finisce di cuocere anche a fuoco spento. Antonietta K dice che sono offerte speciali per i regali. Certo, possiamo iniziare a pensare pure al Natale, che è proprio alle porte, quindi possiamo pensarci pure di fare dei regali alle nostre persone più care. Adesso, questi sono i pancake vuoti, che possiamo lasciare naturali. Aspettate. Poi, siccome io sono un po' golosa, ma mia figlia ancora di più, che cosa andiamo a fare? Questa qua è la marmellata d'uva abruzzese. Si chiama la Sclucliat. Viene fatta con tutta la buccia dell'uva, viene premuto uno a uno e messo a cuocere in cottura per un paio d'ore. Sicuramente fatto col magic cooker, anche questo. Allora, io vado a mettere un cucchiaio di marmellata sopra, un pochettino di marmellata, così. Aurora, com'è secondo te? È buono, è buono. È buono?
poi quest'altra la vado a mettere con, possiamo metterla con della cioccolata oppure con del topping alla cioccolata. Guardate che bella. E poi per guarnire ad ognuno possiamo metterci una granella di nocciole. Che dite? Mi perdonate il waffle che si è rotto con questo piatto? Guardate che belli! E i bambini, i nostri figli, tutta la famiglia, per tutti, possiamo fare una merenda abbastanza salutare. Aurora, quanto tempo manca per il nostro pane? Sentiamo un po'. 5 minuti. 5 minuti. Quindi tra 5 minuti tiriamo fuori anche il pane. E nel frattempo vi dico sempre il prezzo, vi ricordo il prezzo della bistecchiera. Solo la bistecchiera per fino a poche ore, io credo che per domenica finiscono, ma stiamo già andando molto bene con la bistecchiera. Il suo prezzo di offerta è 59,90 euro. La bistecchiera è veramente favolosa, è tutta in polvere di diamanti, ha una bella antiaderenza. Il wafer di prima si è attaccato perché l'ho girato troppo presto, ancora arrivava la cottura di Ale. Possiamo farci una focaccia, una pizza, dei toast, delle piadine, degli arrosti, il pesce. Un segreto, io ho fatto degli spiedini di pesce per insaporirli e farli sentire il sapore del limone. Quando ho messo ad evaporare con l'acqua, ho messo acqua e limone. Quindi che cosa è successo? Mi ha improfumato la bistecchiera, tutta la bistecchiera, quindi il pesce profumava di limone. Invece il nostro cupolone in offerta, ancora per poco, fino a domenica, ha 79,90 euro e serve per usarlo col cupolone, sulla bistecchiera, sul kit forno per le grandi lievitazioni, ma lo possiamo usare in qualsiasi pentola per fare un polpettone, per fare delle verdure, per tutto. Io lo uso per tutto. E quando faccio tante verdure le metto sul cupolone, per adesso arriva la verza, poi arriveranno il cavolfiore. Quindi trattiene tutto questo vapore che ci permette di cucinare tutto in poco tempo, e sappiamo che risparmiare tempo è per noi e risparmiare anche denaro. Katia dice anche un pollo intero. Anche un pollo intero, un polpettone, come ho già detto, un bel arrosto di pesce, tutto. Io ci faccio il pane, possiamo farci di tutto. Poi, visto che ci avviciniamo alle feste di Natale, possiamo fare, come ho detto, il panettone, il pandoro, in Abruzzo si fa il parrozzo, tutto, cioè è un nostro forno. Ha detto che dobbiamo far vedere il pane. Facciamo vedere il pane? Siete curiose di vedere il mio pane? Guardate. Ecco, Katia, anche una doppia cottura ci si può fare. Possiamo cucinare, brava, scusa Katia, mi ero dimenticata. Possiamo farci una cottura a castello. Io ci ho fatto sotto delle patate e sopra ho messo una griglia e ci ho fatto cuocere delle fettine alla pizzaiola. Ho guarnito con pomodoro e origano. E sotto le patate si sono cucinate insieme in un'unica pentola. Poi c'è lui, il perfettino dell'azienda, il nostro baby. È fantastico questo pentolino, sembra piccolo ma è tanto capiente. Se voi acquistate una delle nostre offerte a 69,90 70 euro, potete avere questo perfettino a 29,90 euro. Ma sembra piccolino, ma è tanto capiente. Io ci faccio la crema pasticcera, ci faccio la pasta, il riso, una verdura per due persone, ci friggo, ci faccio delle patatine fritte per due persone. È veramente capiente. E
il gioiellino che in tutte le case non deve mancare. Che dite? Vi piace queste offerte? Ma ve le dovete accattare! Allora, facciamo che aspettiamo la cottura del pane, oppure poi vi posto la foto? Katia, che dici? Ragazze, che dite? Perché regalare Magic Cooker? Regalare Magic Cooker significa regalare salute ai nostri cari, visto che cucina a basse temperature. Timer Aurora! Chiuso, finito! Spegniamo il gas e facciamo riposare 5 minuti, visto che il pane si deve finire di colorire. Se ci piace più cotto, possiamo andare ancora 5 minuti in più di cottura. Possiamo gestire noi il nostro fuoco. E mi dice Katia che puoi postare anche dopo se manca ancora un po'. Ok. E dicevo, perché regalare Magic Cooker? Regalare Magic Cooker è regalare salute, secondo me, perché è un prodotto valido che serve per aiutarci a cucinare sani a basse temperature e cucinare in poco tempo, così abbiamo anche più tempo per noi, per il nostro corpo. Quindi credo che Magic Cooker sia un prodotto da regalare lo apprezzeranno sicuramente. Allora vi postiamo poi la ricetta, che dicono? Postiamo dopo il pane? Katia ha detto così, se mancava ancora un po'. Manca ancora un po', vado a vedere un attimino. Io lo farei... per me lo possiamo pure tirare fuori, ve lo faccio vedere. Sì, è cotto, lo tiriamo fuori. Il pane è pronto. Guardate che bello, io ci ho messo la carta forno, vi posso vedere, guardate, cottura perfetta, croccantezza pure. Questo pane è un pane, l'ho impastato ieri sera, quindi ha una bella lievitazione. Lo tagliamo insieme, sicuramente se sarebbe un po' è meglio, però noi siamo curiosi di vederlo e lo tagliamo. Dicono spettacolo, wow, bellissimo. Guardate, asciutto, bello morbido. Che dite? Può andare? Sono stata promossa per fare il pane? E che brucia. Io volevo tagliare una fetta di pane per mettervela con l'olio nuovo. Gabriella, non ti puoi scottare. Mettila dopo. Dai, lo mettiamo dopo, la finisco di farlo raffreddare un po', altrimenti si rompe in tutto. Gli abbiamo dato l'idea del nostro pane. Gabriella, assaggia. Avete sentito come fa croc? Che dite? Piaciuto il pane? Che dicono Aurora? Promossa come panettiera, che meraviglia! Allora, vi saluto con il mio pane e con i miei waffle. Un bacio, alla prossima! Ciao!